Radio Radicale, siamo in collegamento con Rossella Muroni di Facciamo Eco per parlare del pronunciamento della Corte di Assise di Taranto che ha condannato a 22 e 20 anni di reclusione Fabio e Nicola Riva, ex proprietari dell'Ilva, tra i 47 imputati, 44 persone e 3 società nel processo chiamato Ambiente Svenduto sull'inquinamento ambientale dell'Ilva. Tra gli altri condannati c'è anche l'ex governatore della Regione Puglia, Nichi Vendola. Ricordiamo che i PM avevano chiesto 5 anni a Vendola, accusato di concussione aggravata in concorso, in quanto secondo la tesi degli inquirenti avrebbe esercitato pressioni sul direttore generale dell'ARPA Puglia per far ammorbidire la posizione della stessa agenzia nei confronti delle emissioni dell'Ilva. Allora, onorevole Muroni, le chiedo un commento su questa sentenza che insomma farà discutere. Insomma. Farà discutere, ma io mi voglio tenere sul dato generale storico, una sentenza che finalmente riconosce che a Taranto c'è stata sostanzialmente un attacco alla salute, all'ambiente e che lo Stato non ha garantito quello che doveva garantire, la salute dei cittadini. Per noi ecologisti è comunque una giornata storica, perché abbiamo visto riconosciuto il delitto di disastro ambientale e perché quello che denunciamo da anni è che quindi non si può imporre il ricatto tra lavoro e salute. Purtroppo ha la sua conclusione in una sentenza che è di primo grado, quindi naturalmente aspettiamo tutti i gradi di giudizio, però intanto si afferma il fatto che a Taranto si è morti, ci si è ammalati, si è vissuti una vita impossibile proprio per quel ricatto bieco tra salute e lavoro. Quindi una giornata storica, drammatica da tanti punti di vista, e il mio pensiero va ai cittadini e alle cittadine di Taranto che in questi anni hanno combattuto tantissimo per veder riconosciuti i loro diritti. Senta, adesso quali saranno secondo lei le conseguenze di questa sentenza nei confronti degli stabilimenti, secondo il suo modo di vedere? Perché insomma, questo, qualcuno del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Vianello, ha detto che l'ex Ilva è una vergogna di Stato. Beh, io sono abbastanza d'accordo, nel senso che l'Ilva inquini e che sia stato un problema per la salute dei cittadini di Taranto, per noi ecologisti è una cosa nota e per anni siamo stati derisi e accusati di allarmismo. Io credo che dopo questa sentenza, ancora di più lo Stato e il Governo debbano dimostrare ai cittadini e alle cittadine di Taranto, ma in generale a tutti i cittadini italiani, che nel nostro Paese si può fare industria in maniera sana, perché lo sappiamo, perché è così, perché la gran parte dell'imprenditoria italiana è un'imprenditoria di qualità e noi abbiamo il dovere di dimostrarlo. Per cui io spero che credo che non solo nei fondi del PNRR, visto che così tanto si è dedicato all'idrogeno, ma anche in avanti, la riconversione dell'Ilva di Taranto davvero diventi un elemento prioritario, questo sì simbolico, altro che ponte sullo Stretto di Messina. Noi abbiamo la necessità di dimostrare che in Italia l'industria può essere fatta in maniera sana, pulita, legale, e questa è davvero una sfida per tutti, oltre a un giusto risarcimento alla città di Taranto. Dunque, Angelo Bonelli in una dichiarazione che ha fatto poco fa ha detto che la magistratura ha fatto quello che avrebbe dovuto fare la politica. Lei vede delle responsabilità della politica nel senso che in questa vicenda ritiene che la politica sia stata, come si può dire, assente con tutti i doveri che abbiamo nei confronti del garantismo, nei confronti delle persone condannate. Sì, assolutamente dobbiamo, come dire, rispondere a un principio di garanzia, anche perché abbiamo imparato in questi giorni quanto la gogna mediatica sia
poi fine a se stessa e strumentalizzabile per questioni elettorali. Però è vero che la magistratura in questo paese interviene laddove la politica è assente, l'abbiamo visto su tante vicende, dalla Xylella in avanti. Purtroppo quando la politica non ha la forza di fare il suo compito, ecco, la magistratura subentra e lo fa in maniera drammatica, direi. Negli anni sono stati tantissimi le irresponsabilità politiche, le assenze della politica, almeno negli ultimi vent'anni in maniera clamorosa, e chi ha provato a fare la differenza sull'Ilva di Taranto ha pagato un prezzo politico altissimo. Quindi credo che sia davvero l'ora in questo paese non solo di dimostrare ai cittadini che lo Stato, il governo c'è e che controlla e che fa in modo che la nostra economia, soprattutto in un'epoca di transizione ecologica, sia un'economia sana, giusta e a misura d'uomo e di donna, ma credo che sia anche giunto il momento di smettere di delegare alla magistratura quell'azione di controllo, di repressione, anche di punizione che invece dovrebbe garantire lo Stato con, appunto, con i controlli e un sistema industriale sano. Diciamo, colgo questa occasione per dire che nel piano nazionale di ripresa e resilienza, mentre si parla appunto di semplificazioni, ecco, tutto ciò che è il rafforzamento dei controlli del sistema nazionale di protezione ambientale rimane il grande assente. Io spero che questa sentenza ricordi a tutti, al Premier Draghi in primo luogo, che se si vuole semplificare e accelerare le procedure per qualsiasi cosa in questo paese dobbiamo stare molto attenti sul fronte dei controlli. Senta, secondo lei con Emiliano la situazione è migliorata? Ritiene che ci sia stato un cambiamento oppure ritiene che non ci sia stato a suo modo di vedere, guardando quello che è successo negli ultimi 2 o 3 anni? Beh, sicuramente, come dire, negli ultimi anni l'Ilva di Taranto è entrata nella polemica politica, ci ricordiamo anche, diciamo, gli scontri nel governo Renzi, tra Calenda e appunto Emiliano, però credo che la politica, quando è entrata anche con la migliore, come dire, con le migliori intenzioni dei protagonisti, io assolutamente non voglio fare di tutta erba un fascio, liquidare l'impegno di qualcuno, non mi permetterei mai, però non siamo mai riusciti come politica a uscire, diciamo, dalla contrapposizione e a fare una proposta che convincesse e garantisse il territorio. Questo è purtroppo sotto gli occhi di tutti, è una grande sfida e io credo che dobbiamo davvero mettere da parte in qualche maniera i ruoli precostituiti e dare una grande prova di paese, di un paese moderno che sa fare economia sana. Io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Rossella Moroni di Facciamo Eco, con la quale abbiamo parlato della sentenza della Corte di Assise di Taranto che ha condannato a 22 e 20 anni di reclusione i fratelli Riva, ex proprietari e amministratori dell'Ilva, e tra gli altri Nighi Vendola a 3 anni e mezzo di reclusione. La ringrazio molto. Grazie a voi.